Ciao ragazze e ragazzi, c'è posta per te. Parliamo della storia di un padre e una nonna. Francesco e Maria Elena non parlano con Domenico da 6 anni. Domenico è figlio di Francesco, nonché nipote di Maria Elena. Ha chiuso con Francesco quando ha saputo che il padre si era innamorato di un'altra donna. E proprio per questo motivo aveva deciso di lasciare la moglie e andare a vivere altrove con la sua nuova compagna. Il padre Francesco si rivolge proprio a Maria per tentare di riallacciare il rapporto con il figlio. Francesco chiede perdono a Domenico ed è disposto pure a mettersi in ginocchio, ma preso dall'emozione non riesce a dire altro. La nonna Maria Elena prende in mano la situazione e capisce che suo nipote Domenico non le parla più perché lei ha accettato la nuova compagna del padre. Ma Domenico è determinato, ha sofferto troppo nel vedere la madre stare male, visto che il padre non gli mandava nemmeno gli alimenti. Maria cerca in vari modi di far riflettere e ragionare il ragazzo, ma Domenico pensa che ormai è troppo tardi per essere di nuovo un padre e un figlio. Pertanto decide di chiudere la busta al padre e di abbracciare solo la nonna. Il padre, che per tutto il tempo non è riuscito ad esprimersi, prima di lasciare lo studio vuole dirgli qualcosa. Se io dovessi morire, non venire a piangere sulla mia tomba. Tada, ecco qua che il padre è riuscito a parlare e se ne esce con questa splendida affermazione. Ovviamente è un modo di dire. E dopo questa uscita anche Maria sembra rassegnarsi. Di certo la frase del padre ha annullato tutto il discorso persuasivo di Maria nei confronti del ragazzo. Domenico pertanto apre la busta e riabbraccia solo la nonna. A voi i commenti e adesso vi saluto e vi aspetto al prossimo video. Bye bye!